Ah, bentornati al secondo tempo di Tè Caldo, sempre qui con Filippo Galli. Che non si è bruciato lo stomaco, Ora magari passiamo un po' più avanti, cioè parliamo un po' di attualità del campionato di Serie A attuale va bene. e partirei dal Milan. Come l'hai visto in questo capolista della Serie A attualmente, nonostante magari quel derby perso male, però si è ripreso abbastanza bene, Beh, abbastanza bene, si è ripreso molto dai. bene, Si è ripreso direi, perché bene. insomma, dopo il derby in campionato sono state tutte vittorie, la Champions no. Però diciamo che trovarsi in testa dopo una sconfitta così cocente, così, che ha provocato così tante diciamo così, critiche, non solo dalla critica dei giornali e quant'altro, ma anche un po' all'interno, proprio all'interno tra i nostri tra i tifosi stessi rossoneri, insomma, direi che questo è un ottimo Milan. E cosa ne pensi? In estate c'erano molti dubbi sul fatto della cessione di Tonali, molti giocatori nuovi con magari non tanto conosciuti, tolgo Pulisic, magari Chukwueze, però penso su tutti i Reinders, si sono ambientati Ma abbastanza. si sono ambientati bene, direi che qui in merito va Pioli, va lo staff, va sicuramente anche i giocatori, perché i giocatori hanno saputo calarsi in una realtà nuova, i nuovi sono tanti, quelli che giocano con più frequenza sono alcuni, sono Reinders appunto, sono Pulisic, sono Loftus-Cheek, anche se poi infortunato, però anche gli stessi Musa, Chukwueze, Okafor. Sono tutti giocatori che quando sono entrati in campo hanno dimostrato di poterci stare. Ecco, è chiaro che poi subentrare non è mai facile, oppure giocare le partite dall'inizio quando c'è un turnover abbastanza corposo non è così semplice, ma credo che tutti questi ragazzi abbiano dimostrato di tenere alla maglia, di tenere al gruppo e di volere il bene della squadra prima ancora del loro. C'è qualcuno che ti ha sorpreso particolarmente? Ma Reinders, anche se insomma, io ho visto un po' i dati, però si riferivano, sai, al campionato all'Eredivisie, al campionato olandese, quindi non sapevo Campionato inferiore, dai. quale poteva essere l'impatto qui in Italia, però ha dimostrato che quei dati, quei valori poi li ha saputi ripetere anche da noi, quindi è un giocatore a cui è mancato un po' il gol, se vogliamo, ha avuto anche delle occasioni, perché per la sua capacità che ha anche di buttarsi dentro, di inserirsi nell'area avversaria con i tempi giusti, mi aspettavo qualche gol in più, ma speriamo che arrivi più avanti. Speriamo che arrivino. E ultima domanda sul Milan. Credi che sia la favorita dello scudetto oppure no? No, ha detto Pioli, la favorita dello scudetto è la Juventus. No, vabbè, credo che ci siano tante favorite. Milan, Inter, Juventus che non ha le coppe, quindi davvero potrebbe essere avvantaggiata. C'è ancora il Napoli, ora c'è una sorprendente Fiorentina. Non lo so però che profondità di rosa, ad esempio, possa avere la Fiorentina, perché anche la Fiorentina è occupata Nella nella Coppa, Conference, no? sì. Nella Conference League. Insomma, questi credo che, perché abbiamo le due romane che sono rimaste attardate e non so se riusciranno a recuperare. Ecco. Anche l'Atalanta ha avuto qualche alto e basso di troppo. Per adesso, diciamo, Inter, Milan e Juventus sono quelle forse più accreditate. Dopodiché siamo all'ottava giornata, credo. Giornata, presto. Presto. Dato che hai nominato le big della Serie A, io passerei all'altra sponda del naviglio e parlerei dell'Inter. Hai appena nominato il fattore di rosa profonda. Secondo te l'Inter è la favorita per il fatto di avere una rosa profonda oppure no? Ma io credo che siano delle favorite in generale, non soltanto perché ha una rosa profonda, ma perché è una squadra che si conosce da tempo, che ha fatto degli innesti mirati, Thuram su tutti, anche Pavard dietro, insomma, però giocatori collaudati, non so quale A altro differenza del termine, Milan. quale altro termine usare, quindi l'Inter si presenta forte, si presenta determinata, per me è stata una sorpresa. I 2 punti persi in casa con il Bologna, non ho visto la partita se non negli highlights, però ecco, non mi aspettavo un passo falso così.
E secondo te questi passi falsi da cosa sono dovuti? Da dei limiti mentali che ha quest'Inter che si sente così consapevole, così forte, che a volte in certe partite entra con una mentalità un po' più, cioè con una concentrazione più bassa? Beh, no, mi sembra che se non vado errato, ripeto, non ho visto la partita, sono gli highlights, l'Inter era in vantaggio 2-0 Sì, con il con Bologna, Bologna. quindi sicuramente non ha preso sotto gamba la partita, poi magari nella gestione è difficile, no? Stabilire cosa sia successo, poi c'è anche un Bologna che ha dimostrato di essere una squadra che comunque sa stare in campo, Zirkzee, scusatemi, è un giocatore molto interessante. E quindi insomma, ci sono anche gli avversari in campo. Quando Ah, sei sì. impegnato così come l'Inter, così come il Milan, su una partita ogni 3 giorni diventa difficile essere sempre al massimo. E oggi nel campionato italiano, se non sei al massimo, puoi rischiare di lasciare dei punti per strada. E poi l'ultima domanda sempre sull'Inter. Secondo te il fatto di aver dato via Lukaku e di aver preso Thuram, questo Thuram che nelle prime giornate ha fatto bene, può prendere il suo posto, può far meglio, far peggio? Cosa ne pensi? Beh, intanto mi sembra che il suo impatto con l'Inter sia stato un impatto positivo e quindi io credo che ormai l'Inter abbia chiuso, no? Abbia voltato pagina rispetto a Lukaku e siamo ben contenti di avere Thuram ora. Non dimentichiamo che l'Inter poi anche Dzeko, no? Davanti ha perso, però è una squadra che fa gol, che ha anche Barella, inserimenti, ora anche il ragazzo, il terzino Di sinistro Marco. Di Marco, sì, Sì, scusate, è Di un Marco, no? bel Mi veniva il giocatore. nome, un giocatore che è in continua crescita, no? Quindi bisogna, ecco, un altro giocatore, ma non perché è cresciuto nel Milan, straordinario, secondo me, Darmian, che Fa dove lo sempre il metti ti suo. fa una partita, fa sempre il suo, Sì, ecco, giustamente, bravo, mi hai giusto. suggerito giusto, il termine giusto, fa sempre il suo. E poi insomma, è una squadra tosta con cui sicuramente ci sarà da lottare se si vuole vincere qualcosa, sia in campionato che in Coppa Campione. Un'altra possibile pretendente è ovviamente la Juve, che è un po' la terza incomoda in questo discorso. Ha il vantaggio di non avere le coppe, però ha avuto un rendimento abbastanza altalenante, no? In questo inizio. Sì, avrà il vantaggio, come dicevi, di non avere le coppe, questo a lungo potrebbe dare qualche punto in più, no? Perché le coppe ti portano via tante energie, non solo dal punto di vista fisico, atletico, ma dal punto di vista mentale, emotivo. Quindi certo, se poi le cose vanno bene, magari le coppe ti danno anche qualche energia in più dal punto di vista mentale, però no, non è detto. La Juve ha lasciato qualche punto di troppo per strada, ancora non è convincente nel gioco che esprime, forse dovrebbe essere almeno anche per i giocatori che ha forse più dominante, chiamiamolo così, però Certo. questo poi sono questioni che riguardano ovviamente la gestione tecnica. Ecco. Quindi questi limiti li vedi molto legati al gioco più che a livello dei giocatori? Ma io dico che i giocatori, credo che la rosa della Juventus sia una buona rosa, non credo che abbia nulla da invidiare agli altri che abbiamo nominato, forse l'Inter è più forte, ma direi che per me sono un po' sullo stesso piano. Credo che sì, non riesca ad esprimersi come forse Allegri vorrebbe che si esprimesse, non riesce Con sì, costanza. a dare continuità all'azione, spesso magari va in vantaggio, non riesce a chiudere la partita, insomma, delle difficoltà che ovviamente poi bisognerebbe essere lì dentro, no? Per capire che cosa non va, però insomma, ripeto, la Juventus sarà una squadra che darà del filo da torcere a tutti fino alla fine in campionato. Un pensiero sui due attaccanti, Vlahovic e Chiesa. Vlahovic adesso è infortunato, ha Sì, è sempre un qualche problema alla schiena. problemino. Ce l'ha sempre, a me sono due giocatori importanti, stavo dicendo straordinari, però sono giocatori forti che possono fare la differenza in ogni partita. Adesso mi sembra che Vlahovic non sia partito con la nazionale, sia No. rimasto a casa per cercare di risolvere il problema fisico che lo ha fermato, quindi insomma, magari per rientro
la ripartenza del campionato sarà presente con il Milan, quindi cioè, il Milan dovrà stare attento, non lo so. Cioè, ci si aspetta tanto, no? Da loro. Comunque, Vlahovic è stato un giocatore pagato 70 milioni. Quindi, a volte penso, magari quella cifra un po' gli pesa un po' troppo, forse. Non so, non conosco il ragazzo, non conosco quali possono essere le sue, la sua reazione rispetto a questo pensiero. Io credo che però quando uno vada in campo, quello che è stato valutato lo debba mettere da parte, secondo me lo mette da parte. Insomma, è comunque un giocatore che sa far gol e vedrete che alla fine della stagione i suoi gol li avrà fatti di sicuro. Io invece volevo farti un'altra domanda, collegandoci al gioco o non gioco di Allegri. Vabbè. Parlando di totalmente altre squadre, le squadre neopromosse, c'è un... quest'anno io penso al Frosinone, ci sono delle ideologie magari un po' diverse, ci sono squadre che preferiscono avere un proprio modo di giocare a calcio, magari altre squadre, mi viene in mente il Cagliari, che preferiscono per obiettivo salvezza, stare magari più dietro, giocare un gioco più difensivo. Tu credi che la soluzione sia avere un proprio gioco, anche se hai un tasso tecnico inferiore, perché magari sei una neopromossa, quindi hai una rosa inferiore, ma giocare a calcio o cercare di avere magari più tatticismo? Ma io in linea di massima è chiaro che sono, come posso dire, contaminato dall'aver lavorato prettamente nel settore giovanile, quindi avere un'idea di calcio propositivo, di voler sempre affrontare l'avversario, di voler sempre mettere i giocatori nelle condizioni, anche se vogliamo, di poter sbagliare, ma perché poi l'errore diventa un aspetto di crescita, un qualcosa di dovuto nel percorso di formazione dei nostri giocatori. Chiaro che poi nelle prime squadre questo è più difficile da accettare, però in linea di massima, se devo orientare il mio pensiero, lo oriento su un'idea che una squadra debba provare a giocare, quindi non essere necessariamente speculativa come idea di partenza. Poi è chiaro, se sei inferiore rispetto all'avversario, è chiaro che ti dovrai prettamente difendere e quindi dovrai saper difendere. Però ecco, l'idea è quella che una squadra non parta con il pensiero di doversi difendere come se fosse Fortapace, insomma. Chiaro. E secondo te invece, magari rispetto a quando giocavi te, le squadre medio-piccole, adesso abbiamo parlato prima magari di Inter Bologna che è finita in pari, vengono a giocare magari a San Siro, stadi importanti, con più coraggio magari rispetto a quando il tuo Milan, diciamo così, lo affrontavate, lo vedi diverso l'atteggiamento delle squadre medio-piccole? Beh sì, mi sembra di sì, in linea di massima, che ci sia più la voglia di giocarsi la partita, questo ovviamente non per tutti, ma è un trend voluto anche credo da allenatori più giovani, allenatori che vedono altri contesti. Oggi non sappiamo quanto l'informazione si vede un po' Sì, non tutti i chiaro. campionati, si vedono squadre che propongono un calcio di un certo tipo e questo sicuramente contamina gli allenatori che provano a mettere in campo idee di calcio più propositive, quindi vengono magari a San Siro sapendo che si dovranno difendere perché dall'altra parte trovano squadre forti, attrezzate per vincere un campionato, però allo stesso tempo non disdegnano di provare a proporre il loro gioco, ecco, non necessariamente parlando di contropiede o di contrattacco, di ripartenze, come le vogliamo chiamare, Di insomma. catena. Certo, esatto. E un'ultima cosa, c'è una squadra, tolte le solite big, che ti sta sorprendendo in questo senso di campionato in particolare? Beh, sicuramente il Lecce è una squadra che mi ha sorpreso, da Versa ha saputo sorprendere, no? Perché adesso credo che abbia fatto due sconfitte consecutive nelle ultime due partite, però la squadra il Lecce ha trovato una collocazione in classifica importante. Direi che la Fiorentina, anche se insomma italiano parte da lontano con questo suo lavoro Fatto un a percorso, Firenze, sì. ha fatto un bel percorso prima, non a Firenze, a Spezia se non vado Sì, errato, sì, sì. e a Firenze insomma sta ottenendo risultati importanti. Ripeto, stiamo parlando delle prime otto
giornate di campionato, quindi è un po' presto dare dei giudizi definitivi, però è indubbio che la Fiorentina sia una sorpresa, è lì agli stessi punti della Juventus, se non sbaglio, no? Sì. Esatto. Allora, io mi sposterei in Inghilterra. Dato che prima l'hai nominato, parlerei di De Zerbi. Abbiamo parlato appena adesso di squadre medio-piccole che hanno una visione di calcio molto offensiva. Appunto, tu nel tuo blog parlavi della sconfitta che ha subito De Zerbi 6-1. Io volevo farti più domande su di lui. La prima domanda è come, cioè, secondo te. Se lui avesse allenato al posto che il Brighton avesse allenato il Sassuolo, che ha già allenato, e avesse perso 6-1 contro un'altra squadra, come la critica italiana avrebbe preso e giudicato questa sconfitta? Se coi ma no, vabbè, no, no, al di là di questo, la critica italiana, qualcuno già, io, infatti il mio articolo sul blog era proprio riferito a questo, che parte della critica italiana si è scagliata contro di lui, in maniera così, sbeffeggiandolo, no? E questo secondo me non aiuta a fare cultura calcistica in Italia. E quindi insomma in parte ci ha già risposto. Io credo che lui sia consapevole che la squadra da perdere 6-1 non può aver fatto una buona prestazione, al di là che possa aver creato qualcosa, ma ha concesso obiettivamente troppo. Però so che è un allenatore che è proprio da queste sconfitte, no? Quando davvero si dice Bielsa, per il primo l'ha detto, non si vive se celebrando vittorie ma superando le sconfitte, perché nelle sconfitte trovi poi l'energia per andare a dare il meglio di te stesso, di andare a ritrovare e a ricercare dove hai sbagliato e dove puoi migliorare. E questo sicuramente lo abbiamo già visto in una partita successiva, pareggiato con il Liverpool, se non vado errato, e Sì. poi credo che anche a Marsiglia abbia pareggiato, correggetemi, quindi già da lì si vede che Roberto è ripartito con lo staff, Andrea Maldera, tra l'altro suo collaboratore, per poter davvero riportare il Brighton anche al risultato, oltre che alle prestazioni, no? Io credo che una squadra, le due cose possono andare a braccetto, il risultato è prestazione, è calcio propositivo, non necessariamente devi giocare, come pensa qualcuno, un calcio difensivo di ripartenza per poter ottenere risultati a lungo termine. Ok, poi sempre su De Zerbi, secondo te la visione che si ha in Italia di De Zerbi, perché purtroppo noi italiani siamo abituati che quando una persona ha successo un po' la si guarda sempre o con Invidia, invidia, con invidia, certo. secondo te il fatto che De Zerbi venga un po', si parla un po' male in Italia, per te è dettato da questo, cioè da questa invidia che si ha nei suoi confronti Beh, è o chiaro, non possiamo c'è un fondo parlare in di termini verità? generali, credo che è vero quello che tu hai detto, cioè, spesso chi poi non so come dire. Perché, scusami se ti interrompo, Sì. perché in Inghilterra invece è visto come un allenatore, infatti anche Guardiola l'ha nominato Sì, più no, volte beh, come un no, no, ottimo no, so, allenatore. sì, capisco quello che mi stai dicendo. Diciamo che qui in Italia poi dà fastidio il fatto che De Zerbi spieghi le cose, spieghi quando vince, ma lui spiega anche quando perde, cioè voglio dire, e quindi il fatto di spiegare quando vince, perché ha vinto, così in Italia dà fastidio, quando invece si sta parlando di calcio. Dovremmo imparare di più a stare sull'oggetto e non sul personale quando si affronta un post partita, qualunque sia il risultato, qualunque sia appunto, chiunque sia la persona o l'allenatore che va a parlare. Cioè, focalizziamoci su ciò che uno dice e soprattutto se parla della partita, se parla di quello che ha provato a mettere in campo, no? Perché conta, lo sappiamo, più il processo dell'esito. Poi è chiaro che il I risultato è tifosi importante ai conta tifosi, l'esito. però ecco, il tifoso è il tifoso, chi fa telecronache, chi fa commenti dovrebbe essere gente addetta ai lavori e che prova a fare cultura calcistica e non fare I così giornalai. pettegolezzi, no? Capito?
Poi l'ultima su De Zerbi, secondo te, dato che è comunque un allenatore giovanissimo, perché ha meno di 45 anni, secondo te, perché secondo me è destinato ad allenare una big di Serie A, quale? Cioè per te, dov'è che lo No, non lo vedresti so, se è bene? destinato a... Almeno io lo vedo così. Sì, no, no, chiaramente il tuo pensiero. Non so se lui un giorno, un domani arriverà ad allenare una big di Serie A o andrà a allenare, rimarrà a allenare una big magari nella Premiership. Non lo so, perché poi se le traiettorie di carriera sono molto... io veramente gli auguro il massimo, che possa andare a allenare una delle big, con tutto rispetto per il Brighton. Credo che il Brighton debba ringraziare De Zerbi, così come De Zerbi debba ringraziare il Brighton, perché comunque è sempre, no, nella connessione, nella capacità di fare fronte comune, che arrivano i risultati. Perché così come quel Milan di un tempo c'era società, c'erano giocatori, c'era un allenatore con uno staff. C'era anche una tifoseria, insomma, tutti gli elementi devono andare insieme, no? Il totale non è dato dalla somma, ma da come questi elementi si relazionano. Quindi è chiaro che se si va assieme, se si tira tutti assieme nella stessa direzione, possono arrivare dei risultati. Non mi chiedere dove posso arrivare, lo so dove tu vuoi arrivare, ma io non vado lì, non lo No, no, so, non non so dove era una mia potrà allenare. Io curiosità. credo, io davvero credo che De Zerbi continui a fare prestazioni e ovviamente anche fare risultati, ma soprattutto a regalare bel calcio. Un altro allenatore che ci ha regalato bel calcio l'anno scorso è stato Luciano Spalletti, nuovo CT della nazionale. Volevo sapere il tuo pensiero sull'Italia, appunto. E su Spalletti come allenatore, perché come CT, come commissario tecnico, perché già nelle interviste ha proprio dei pensieri fissi che vuole, no, insomma, ha detto a Sarri che Sarri è sempre, diciamo, contrario a far andare i giocatori in nazionale, no? Lui ha detto la nazionale va amata e poi ha detto che spera che i giocatori andando in nazionale migliorino. Beh, io credo che, insomma, è giusto che un CT tenga ai giocatori che convoca e tenga al lavoro che questi giocatori fanno nei propri club, perché sono nei club che migliorano, che fanno prestazioni, e lui da lì deve andare a scegliere i giocatori. È chiaro che lui ha l'intenzione, con il lavoro, anche se il lavoro è sempre poco, quello che riesce a fare in nazionale con CT, di dare una mentalità, di dare un'idea a questa squadra, e quindi vuole migliorare anche i giocatori con il proprio lavoro che va a fare durante gli stage, anche se, ripeto, poi ci sono le partite da preparare, forse si è più focalizzati sulla partita, sulla strategia e quant'altro. Però anche qui credo che lo stile di gioco sia importante per mettere determinati giocatori nelle condizioni migliori per fare una performance, e quindi per migliorarsi. Diciamo che la speranza e l'augurio che tutti dal CT allo staff e alle squadre italiane, con gli allenatori, lavorino perché questa nazionale possa avere giocatori ogni volta pronti e anche con le giuste motivazioni per giocare nella nazionale italiana. Io ne sono certo, insomma, non ho mai giocato, ho avuto la fortuna di giocare nella nazionale A, ho giocato nell'Olimpica, nell'Under 21, insomma, avrei dato tutto per poter solo debuttare in nazionale, quindi secondo me non si pone questo problema della voglia dei giocatori di essere parte del gruppo della nazionale. Riusciremo a toglierci qualche soddisfazione, secondo te, nel breve, con la nazionale? Io spero, mi auguro di sì, penso che Spalletti sia stato la scelta migliore che si poteva fare. E quindi ho grande fiducia nel suo lavoro e nella sua capacità di portare questo gruppo a risultati. Bene. Ti volevamo fare, come nel primo tempo, un giochino velocissimo sulla nazionale. Allora, noi abbiamo selezionato dei giocatori che per noi sono intoccabili. Ti dico Bastoni, Di Lorenzo, Di Marco, Barella e Tonali. Poi ci sono altre posizioni che abbiamo qualche dubbio da sciogliere. Vogliamo chiederti, tu chi sceglieresti tra questi? Tra quali? Allora, il primo è Vicario Donnarumma. Donnarumma.
Il secondo è Scalvini o Mancini. Il Scalvini. terzo, Zaniolo Berardi. Questo Difficile questa. è tosto. Questa è tosta. Alla fine Zaniolo. La prima punta invece è Immobile o Scamacca? Darei fiducia al più giovane, Scamacca. Scamacca. Zaccagni o Chiesa? Anche qui Che qui è un un bel duello. bel se Chiesa sta bene, Chiesa. E l'ultimo, Ancora? vediamo avanti la difesa, Locatelli o Cristante? Ah, caspita, qui mi fai del male perché sono tutti e due ragazzi che sono cresciuti nel Milan. Io qui non so scegliere, però se dobbiamo guardare sempre chi è più giovane, Cristante è un 95 e Locatelli è un Andiamo 98, con andiamo con Locatelli, andiamo alla Locatelli. nazione più giovane, dai. Sì, Va bene, va ti bene. ringraziamo, Grazie a insieme voi, a Filippo grazie a Galli. voi, grazie ragazzi, grazie a te caldo. Questa è la fine del secondo tempo, viva il football! Viva il football! Grazie mille.